la protesta, ma già avvertite che comunque andrà avanti a oltranza? Sì, quello si è sempre detto fin dagli inizi, che sarebbe stata una protesta ad oltranza. Logicamente i permessi hanno dei tempi e noi quindi rinnoviamo in base a quelli, però per andare sempre ad oltranza. Come sta rispondendo le persone in macchina? Guarda, c'è il disagio, per carità, però ti dico che più del 90% comunque accetta questo disagio e ci dà ragione, perché comunque lo capisce che lo facciamo per tutti, non solo per noi. Ma per capire, al di là del fermare poi la situazione, qual è il secondo step, lo step successivo? Come pensate di gestire anche un eventuale successo di questa manifestazione? Un eventuale successo è appunto con l'azzeramento di questa classe politica, che è illegittimo, ma si sa già, da 2 anni abbiamo un governo non votato dalla gente, e quindi cambiare proprio la classe politica, perché è una classe politica che sta negli anni, più la burocrazia che c'ha alle spalle, che comunque è già corrotta di suo, non ci serve a noi. Facciamo 2 legislazioni normali come fanno in tutti gli stati europei. Se uno va male, prendo, va a casa. Questi, anche se vanno male, si rieleggono, trovano dei sotterfugi per rieleggersi senza che il popolo li elegga, rimangono lì, non serve. Però queste sono rivendicazioni di tipo strettamente politico, nel senso che sono delle tipiche rivendicazioni che si fanno con un partito politico alle spalle. Non c'è questa cosa qua, no, mi confermi? C'è. E però come può essere gestito questo, tutte queste rivendicazioni legittime, sposate dalle persone? Ma sarebbero con una semplice democrazia del popolo, quella che non c'è adesso, che ci fanno credere, perché comunque noi facciamo dei referendum, ne abbiamo fatti, non si sa come mai le firme non sono mai arrivate al Parlamento, vengono imboscate. Il popolo dovrebbe essere il primo elettore veramente di questa politica, cosa che non è. Secondo te, dalla percezione di chi aderisce a questa campagna, quante sono le persone che non vanno a votare da tempo? Ma non so, io penso che il malcontento sia di questi periodi e delle ultime elezioni più che altro. Magari prima andavano a votare, però c'è stato un calo incredibile in questi ultimi 2 anni, che comunque si è visto che erano governi che non stanno facendo quello che vogliamo, che comunque hanno deluso, che promettono. Letta, se posso fare una battuta, anche ieri ha detto che vede la ripresa. Io gli direi di cambiarsi gli occhiali, perché devono essere molto spessi, perché le stesse parole ce le ha dette 8 mesi fa quando è salito. Solo lui la vede la ripresa. Perché non viene qua in strada a vedere questa ripresa che dice lui?